Avanti. Ah, buongiorno, signor Questore. Venga, venga avanti. Buongiorno, eccellenza. Ah, bravo. Si accomodi. Allora, mi dica. Mi perdoni, eccellenza. Purtroppo devo dirle che tutta la faccenda del fascicolo Z è molto più grave di quanto noi pensassimo. Ah. Ebbene, allora? Vede, eccellenza, qui dentro, io non so come dirglielo, ma qui dentro io ho delle prove inconfutabili. Ah, mi dica. Prove che incriminano senza ombra di dubbio una persona apparentemente al di sopra di ogni sospetto. Noi siamo partiti per prendere dei semplici rapinatori e ci siamo trovati tra le mani un affare politico. Questa è la conclusione. Il cervello dell'organizzazione è un uomo che purtroppo c'è molto vicino. Ah, molto, eccellenza. E chi è? Vede, eccellenza, io non ho il coraggio di dirlo. Sì, si tratta di una persona molto importante, lei capisce? Ecco, prego. Come? Ma è sicuro? Ma è proprio lui. Faccia venire subito il tenente Verrina. Ma com'è possibile? Che schifo! Comandi, eccellenza. Lei sa dove si trova il capitano Condoleo? Sì. E dov'è? In questo momento si trova alla sezione arrestati. Bene. Lei conosce le formalità di rito per l'arresto di un alto magistrato? Certo. E come vanno eseguite? Sì, naturalmente, eccellenza. Vada pure. In questi anni, nei quali la magistratura sta dilapidando un patrimonio di rispetto che aveva parzialmente salvato persino nei tempi più neri della nostra storia patria, il contributo critico delle forze più vive, più consapevoli... Scusi, signor Presidente, le ricordo quei problemi delle... Dopo. Più consapevoli della nazione, lei è indispensabile per non smarrirsi... Del tutto. Non dobbiamo temere di essere criticati e, perché no, anche giudicati. Bisogna uscire dal nostro isolamento antico e non più coerente con il momento storico che viviamo. La magistratura non deve avere per nessun motivo connivenza con la politica. Molti, moltissimi colleghi miei, purtroppo, non approveranno e non approvano quanto sto dicendo. Ma la realtà è molto triste per la giustizia italiana. E noi magistrati dobbiamo essere i primi a denunciare questa realtà. I processi per i fatti più gravi ed oscuri di questi anni sono apparentemente fermi. Condoleo è in ritardo. L'affermazione di giudizi definitivi è venuta alla luce. E se non fosse per la costante... Eccolo qui, signor capitano. ...che si torna della stampa quotidiana, parrebbe invece di averli condotti a tempo. Guai, signor capitano, il procuratore generale ha firmato il mandato... Chi non è addetto ai lavori possa criticare la magistratura. Eccolo, capitano. I giudici non comprendono che così facendo offendono il più elementare senso di giustizia. Come nel passato è stato solo l'intervento dell'opinione pubblica a impedire l'insabbiamento di scandali scabrosi e fastidiosi per certi potenti, Sua Eccellenza ha dovuto aspettare via dal Ministero. Dobbiamo ringraziare questa lei opinione pubblica, capisce? Che non permette che si... È incredibile. ...casi che ora molti hanno interesse a tenere nascosti. Ciò, andiamo. Recentemente un grande scrittore siciliano ha parlato di un iperpotere come del responsabile occulto di certi detti. E io penso che questo iperpotere sia vero e reale e che la realtà che stiamo vivendo sia spaventosa. Per questo noi dobbiamo essere più attivi che mai, meno burocratici, interpreti dello spirito delle leggi e non solo del loro senso formale. Che cosa c'è?
capisco. Scusate l'interruzione. E poi l'ignavia di alcuni fragili colleghi che, imbevuti di diverse filosofie, camminano per le aule dei tribunali vantandosene come pavoni senza cervello. Magistrati che hanno perso la fede, non rendendosi conto che la spiritualità... Perdoni, signor Presidente. Prego, prego. È la loro unica forza per ritrovare un equilibrio, per essere dignitosi. Sì, perché anche il grande Virgilio diceva: lo spirito regge il mondo, lo pervade e lo anima. Ribadisco, la magistratura deve rimanere in una campana di vetro, al di fuori e al di sopra della politica. Non deve essere inquinata, non deve essere intaccata. E così ci fossero innanzi Andrea da Cerreto, e Nicola Acciaioli, e Baldo da Guglione, e Jacopo da Certaldo, e gli altri vostri giudici che furono di parte bianca e per viltà hanno tradito e distrutto Firenze. Allora, oggi e forse domani. Ma noi dobbiamo difenderci, cercando di essere più rapidi per creare l'argine che salverà la società ignara che attende il giorno della verità. Dio cerca di illuminare questo infinitesimale frammento di piccoli uomini. Riportali sulla strada del bene, proteggili. Essi sono la legge, non il potere. Capitano, mi posso allontanare un attimo? Va bene, va. Grazie. Lascialo stare. Eccole qua. Come una muta di cane contro un lupo, pronti a sbranarlo. Sono secoli che tentano di distruggerci. Borbonici, piemontesi, governi d'ogni razza e d'ogni colore. Ma se credono d'averme, si sbagliano. La famiglia resta perché è eterna con la sua legge d'onore, che è al di fuori e al di sopra d'ogni legge e di ogni giustizia. E non sono certo gli sbirri che possono fermare uno della famiglia. Nessuno può fare giustizia su di me, perché io sono siciliano e uomo d'onore. Odore di mandorle amare. Cianuro. La morte più rapida.